Il Fondo Innovazione Sociale è un programma pilota nazionale a titolarità pubblica del Dipartimento Funzione Pubblica sull'innovazione sociale che ha come finalità di rafforzare la capacità delle amministrazioni pubbliche di realizzare progetti per sperimentare soluzioni, modelli e approcci nuovi per rispondere ai bisogni sociali accresciuti sicuramente anche dopo la pandemia. I destinatari di questo programma, attraverso degli avvisi pubblici, sono comunque comuni capoluogo di provincia e città metropolitane. Ad oggi, in sperimentazione su questo tema, sono 18 le amministrazioni e il soggetto attuatore, quindi che accompagna questi comuni, è Formez, sotto la regia della Funzione Pubblica. I temi sono nuovi: l'innovazione sociale, la filiera, la catena dell'impatto all'interno della costruzione di una politica da parte della pubblica amministrazione, cioè come risolvere un problema nuovo antico con modalità nuove. Allora è evidente che questa finalità che è nuova ha necessitato di una metodologia nuova e pertanto una metodologia di ascolto dinamico nei confronti dei comuni, quindi accompagnati nel percorso quasi in modo laboratoriale. Le attività svolte da Formez con le amministrazioni sono soprattutto di apprendimento on the job, ma anche di incontri molto mirati, one to one, e che hanno costruito insieme ai comuni dei gruppi di lavoro che sono molto allargati perché il partenariato è molto largo, quindi è una capacitazione che lavora sugli enti, ma indirettamente anche sui partner di progetto, quindi pubblici e privati. Capacitarli attraverso la condivisione di una metrica, di un linguaggio comune, quindi come unire impatto, valore pubblico, dispositivi giuridici, strumenti di finanza. Quindi due, obiettivo anche di mettere in raccordo le esperienze dei comuni, quindi creare anche una comunità di pratica. E questo lavoro di autoapprendimento, anche mettendo in contatto le amministrazioni, ha visto un ruolo gentile da parte del Formez e del Dipartimento, non di falcare dall'alto dei contenuti eterodiretti, quanto piuttosto sperimentarsi insieme nelle tre fasi del FIS, che sono appunto studi di fattibilità, sperimentazione e speriamo la sistematizzazione. Sono tre le aree di intervento sociale dei progetti su cui i comuni e i destinatari, quindi del fondo, hanno scelto di investire e sono quella dell'innovazione sociale, lotta alla dispersione scolastica e inclusione sociale. Questo programma introduce durante tutta la costruzione dei progetti e dell'intervento dei meccanismi di impatto sociale nell'erogazione dei servizi pubblici delle amministrazioni e richiede il coinvolgimento in tutto il percorso, quindi la coproduzione di un partenariato il più possibile variegato, composto da pubblico e privato. Il privato comprende sia profit che no profit, quindi tutta la compagine degli enti del terzo settore, ma soprattutto, ed è questo che è importante sottolineare di questa sperimentazione, un approccio differente nel costruire interventi e diciamo, in prospettiva processi e soprattutto politiche pubbliche, che passa da un approccio di mera, tra virgolette, rendicontazione della spesa, quindi un approccio input-output, a un approccio di misurazione di quello che viene prodotto sulla comunità e sul territorio. Questi risultati e lo stato di avanzamento dei progetti sono visibili già sulla pagina dedicata del monitoraggio progetti FIS sul sito della Funzione Pubblica e quindi sono in progress, come dire, verificabili. La più grande speranza che abbiamo è che l'attuazione della raccomandazione europea sull'economia sociale definitivamente introdurrà in tutti gli stati dell'UE l'impatto, perché ci dice, tra le tante cose, la raccomandazione di prossima emanazione: usate i contratti pubblici in modo strategico, utilizzateli per creare impatto, cioè per generare un'utilità effettiva per le nostre comunità.